Bentornati, oggi in 3 step vi svelerò come ci prenderemo il gioco della pioggia. Utilizzerò 3 prodotti di Mafra Maniac Line: Ceramic Shampoo, Ceramic Ultra Speed Wax e Rain Speed. Dello shampoo ceramico, ragazzi, abbiamo parlato tantissimo, abbiamo visto anche alcuni video sul mio canale, tipo questo qui, vi lascio una scheda in alto a destra se volete approfondire. È uno shampoo che crea un film idrorepellente, è importantissimo perché quando piove, soprattutto se la pioggia è mista a sabbia, si attacca alla carrozzeria e poi la macchina, da che è bella, diventa bruttissima. 3 in 1, lava, sigilla, protegge per 90 giorni. È anche profumato, ora entriamo nel vivo dell'azione e ci tuffiamo direttamente nei nostri video. Lo shampoo è super idrofobico perché contiene polimeri ceramici. La cosa bella, raga, è che dopo che l'hai lavata, ci butti l'acqua sopra, si compatta e scivola via dalla carrozzeria in un attimo. Questo è proprio utile soprattutto quando piove molto nella stagione invernale. Inoltre anche i lavaggi successivi risulteranno più facili grazie all'azione idrofobica autopulente. Come potete notare, ragazzi, in questi video abbiamo effettuato differenti lavaggi. Ho lavato la mia Mini, ho lavato la Clio 1008, abbiamo lavato la Renault Megane RS, mi sono preso cura di questo Porsche 997 e, visto che l'inverno sta finendo per fortuna ma è ancora molto uggioso, mi sono sentito di consigliarvi questo Ceramic Shampoo, questo trittico di prodotti compreso l'Ultra Speed Wax e il Rain Speed, proprio per evitare l'antiestetica macchia che lascia la pioggia, sia col calcare ma quando anche ci sono delle piogge miste sabbia o delle piogge acide. Passiamo al Ceramic Ultra Speed Wax, che verrà applicato dopo lo shampoo ceramico. La cosa bella è che ti lascia questo effetto bagnato sulla carrozzeria, molto setosa al tatto e estremamente luminosa. Ecco qui, ragazzi, come potete vedere in questo video l'ho applicato, ti lascio un'altra scheda qui in alto così ti guardi proprio il video specifico su come applicarlo. Signori, tutta la carrozzeria, assolutamente ogni singolo angolo, prenderemo un bel panno in microfibra pulito e, dopo aver spruzzato, distribuiremo il prodotto su ogni singolo angolino della nostra macchina. Da veri maniaci. La Megane RS, ragazzi, questa settimana, proprio questa, verrà portata sul canale, pensate un po', insieme ad un Alpine A110, l'ultima. Sarà un video fantastico. Come avrete notato, l'applicazione del prodotto è fatta in questo modo qui, cioè tipo robottino, capito? Tac, tac, tac. No, non andiamo random perché non ha senso. Questo, ragazzi, invece è il video del Clio 1008 del nostro amico Peppe, ciao Peppe, dove abbiamo applicato Rain Speed. Questo prodotto, oltre a essere comodo da trasportare perché è piccino, è veramente una bomba, una cannonata. Io l'ho applicato, poi ho passato il panno in microfibra e voilà, l'acqua l'abbiamo gettata sopra col secchio, si raggruppava, si agglomerava su se stessa e spariva e il vetro rimaneva perfettamente asciutto e pulito. Una bomba di prodotto. Dopo 20 minuti applichiamo una seconda mano nello stesso identico modo. Questa seconda mano fortificherà l'effetto. Questo prodotto si attiva completamente a distanza di 8 ore dall'applicazione. Sempre macchinine di un certo livello, questa Young Timer, ho goduto a tenerla giù in officina da me perché è bella pure quando è sporca, però quando è pulita è tutta un'altra cosa. Ragazzi, vi comunico che in questi giorni sta arrivando anche un bel ponte a forbice e vi ricordo che faremo dei seminari qui in officina del pilota. Questo nuovo set sarà anche il set del podcast, ce n'è un altro lì, ci sono 2 uffici nuovi e ci sarà l'officina che è rimasta come quando l'ho costruita, proprio per farvela vedere, garage officina. Vi farò vedere anche come ho trasformato tutto questo e sarò lieto di invitarvi insieme a Mafra Maniac Line per fare dei seminari nei quali racconteremo tutto quello che vi sto facendo vedere oggi dal vivo.
In questo ed ultimo video vi voglio dare l'ultimo consiglio. Succede che il calcare, che non è stato pulito per tanto tempo, rimanga lì anche dopo aver fatto lo shampoo e applicato i prodotti. Ma noi abbiamo una bella soluzione per voi oggi. Water Spot Mineral Remover, pronto all'uso, specifico per la rimozione di macchie di calcare. Il calcare lo odio. L'ho spruzzato tutto qui sotto, in ogni parte dove vedevo il calcare l'ho spruzzato, ok? Anche qui, nei tagli degli sportelli, e con l'aiuto del pennello vado a spazzolare via il calcare. Nel vano motore era pieno di goccioline di calcare. Il proprietario se ne prendeva cura, sì, ma non in maniera maniacale, ok? Questo prodotto tu lo spruzzi e via, e voilà, il calcare addio. Guardate infatti il risultato. Un consiglio: dopo l'applicazione Water Spot va sempre rimosso con il panno o risciacquando abbondantemente. È stato anche applicato sotto al cofano. Sai, quando la lavi con la lancia, gli schizzettini, il calcare è maledetto, ragazzi, il calcare è veramente maledetto. Questa settimana promo, una bella promo per voi, io mi batto sempre per farvi avere degli sconti. Troverete un link qui sotto in descrizione, mi raccomando, approfittatene. Per me è tutto, ragazzi, vi esorto ad iscrivervi se trovate l'utilità in questi contenuti e vi ricordo anche che c'è uno shop online dove potrete trovare i miei cappellini, le felpe, le magliette, eccetera, www.officinadelpilota.com. Dal nord, dal sud, dalla Sicilia, dalla Sardegna. Vi voglio bene, siete fantastici, ci vediamo presto e buona giornata a tutti.